Appassionati di pallamano, benvenuti sui canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball. Siccome lo vedete già collegato, saluto subito il presidente federale Pasquale Loria. Presidente, Buonasera, buonasera a tutti. siamo qua per fare un po' il punto preferie, visto che siamo ad agosto. Agosto in realtà poi per la pallamano e per lo sport in generale è un mese in cui si guarda già a quello che dovrà succedere, a quello che dovrà accadere, quindi ai prossimi campionati che stanno per prendere il via, a partire dalla Serie A Gold e dalla Serie A 1 che inizieranno già nei primi giorni di settembre. Il 9 settembre, nel mezzo, c'è la nazionale Under 17 che giocherà i campionati europei di seconda divisione. Nel mezzo, però, c'è anche questo argomento legato al ricorso che era pervenuto da parte della società Conversano perché al collegio di garanzia del CONI, perché lo scorso 27 luglio sono state rese note proprio dal collegio di garanzia del CONI le motivazioni della sentenza che riguardava la violazione commessa dalla società Conversano. Riprendo il comunicato stampa che è stato diramato sui canali ufficiali della federazione proprio nella giornata di ieri e che faceva riferimento appunto alla violazione commessa dalla società Conversano in occasione di alcune partite della stagione scorsa. La sentenza ha chiarito quanto accaduto a partire dalla conferma della violazione definita dai giudici di garanzia pacifica in punta di fatto, ovvero che non lascia dubbi. Il collegio quindi ha dichiarato che, fermo restando i principi di diritto, la sentenza resta circoscritta alla vicenda per cui è causa, lasciando cristallizzati, come conclude il disposto, gli effetti derivanti dalla conclusione dei campionati della FIGH. Io le lascio la parola per spiegare più a 360 gradi la posizione della federazione e appunto l'esito di questo disposto da parte del collegio di garanzia. Ok, grazie Matteo. Diciamo, approfitto di questa circostanza per intervenire in maniera definitiva su questo argomento che, premetto, non mi ha sicuramente reso felice in questi mesi. Sicuramente non è stato un buon momento, un buon passaggio per la nostra federazione e per il nostro movimento. Però tant'è, questi sono anche i problemi che sono connessi alla crescita e quindi bisogna affrontarli nel migliore dei modi e soprattutto bisogna affrontarli per chi ricopre delle cariche istituzionali in maniera molto accorta, tenendo un profilo accorto. Non dico un basso profilo, ma un profilo accorto anche negli interventi e nelle esternazioni, perché su questa vicenda di interventi e di esternazioni, legittime in alcuni casi, pochi in realtà, in particolare il Conversano, chiaramente parte in causa, era legittimato ad intervenire su una questione così importante anche rispetto all'economia della propria stagione, della propria gestione. Su una vicenda di questo tipo sono invece intervenuti un po' tutti. Chiunque in questi mesi ha fatto un passaggio su questo argomento, non tralasciando di strumentalizzarlo il più delle volte o utilizzarlo per personali manie di protagonismo e desiderio di apparire. Questo non va bene, soprattutto, ripeto, nel momento in cui si hanno delle responsabilità istituzionali. Infatti, ho preferito rimanere in silenzio, ho preferito aspettare la fine di questa vicenda, che ripeto, non mi ha entusiasmato e anzi mi ha portato e mi ha creato particolare dolore. Però oggi posso dire che la lettura delle motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del CONI fa chiarezza su quanto è accaduto. In particolare, come dicevi tu all'inizio,
si è sottolineato e si è messo un punto fermo sulla esistenza della violazione, che è stata considerata pacifica in punta di fatto. Una delle distorsioni della comunicazione in questo periodo era stata proprio questa, cioè far passare in secondo piano questo punto e quindi parlare come se non ci fosse stata alcuna violazione regolamentare o ci fosse stata una violazione dovuta ad un regolamento poco chiaro, ad un regolamento, ad una norma scritta male. Non è così, il regolamento era chiaro, anche perché in vigore da 5 anni e quindi non c'erano stati problemi interpretativi nei 5 anni passati. Quindi questa eccezione portata avanti dalla difesa del conversano è risultata abbastanza debole alla lettura, per l'appunto, delle motivazioni della sentenza, come sono, e questo è anche un altro motivo che mi mette serenità rispetto al percorso che abbiamo fatto in questi mesi, come sono state dichiarate dai giudici di garanzia assolutamente infondate sia l'eccezione relativamente alla posizione del presidente della Corte federale di appello. Su questo argomento non aggiungo altro per carità di patria, sia soprattutto il passaggio in cui i giudici di garanzia dicono chiaramente che ben ha fatto la federazione a dar corso alle pronunce dei suoi organi di giustizia federale, quindi ben ha fatto a far disputare i playoff, a dare corso ai campionati, tanto che poi nella conclusione delle motivazioni si è arrivato al risultato che hai anticipato, cioè quello che sebbene siano stati riscontrati nel corso del procedimento diciamo, delle criticità procedimentali che hanno poi portato alla pronuncia da parte del collegio di garanzia circa la tipologia di sanzione applicata prima dal Tribunale federale e poi confermata dalla Corte di Appello federale, sebbene perciò questa materia in punta di diritto può essere considerata in un certo modo, il collegio di garanzia ha stabilito che rimangono fermi nei fatti i risultati che sono derivati dalla conclusione dei campionati della FIGIAC. Chiaramente questa è una sentenza abbastanza articolata, abbastanza complessa, dove elementi fattuali si legano e si mischiano a situazioni di diritto molto particolari. I nostri avvocati la stanno chiaramente ancora analizzando punto per punto, parola per parola, quindi al termine di questa fase saranno assunti gli adempimenti, saranno, diciamo, assunte le decisioni conseguenti, però penso che a questo punto un dato di fatto è che è quello che abbiamo detto: il fatto c'è stato. La violazione c'è stata, la federazione ha agito in questi mesi, al netto, diciamo, del processo, che ha riguardato gli organi della giustizia endofederale, che fanno parte della federazione sicuramente, ma ricordo, non sono completamente autonomi rispetto al Consiglio federale e rispetto alla parte, politica. La federazione ha agito in maniera coerente, agito né bene né male, ecco, diciamo, se vogliamo dare
delle connotazioni qualitative, ma ha agito sicuramente in maniera coerente rispetto al ruolo e rispetto ai regolamenti. Grazie Presidente, playoff che poi lo ricordiamo si sono conclusi con la vittoria finale da parte della Sidea Group Junior Fasano che ha battuto a gara 3 in finale la Raimond Sassari. Noi Presidente, se non ha altro da puntualizzare, da illustrare rispetto a questa vicenda, a questo appunto a questo aspetto legato al Conversano, possiamo parlare anche più squisitamente e anche con piacere maggiore, immagino. Ma sicuramente la mano sì. Giocata, visto che ci avviciniamo non solo all'inizio dei campionati, come dicevo in apertura, ma anche e soprattutto ad un appuntamento internazionale molto vicino, prossimo appunto, il prossimo 6 agosto la nazionale Under 17 debutterà ai campionati europei di seconda divisione, gli EHF Championships. Abbiamo già vinto quelli Under 19. In questi Under 17 che si giocheranno ad Ankara in Turchia, l'Italia debutterà, come dicevo, il 6 agosto contro la Lettonia e c'è in palio non la qualificazione ai campionati, anzi non l'accesso alle qualificazioni ai campionati mondiali come è successo per l'Under 19, ma la qualificazione diretta ai campionati mondiali Under 18. Sì, è sicuramente questo un passaggio abbastanza impegnativo, importante e impegnativo di questa stagione per un gruppo nuovo che è stato formato quest'inverno. Abbiamo utilizzato anche la Youth League per con la squadra federale delle Primole Azzurre per poter selezionare questo gruppo di ragazze, un gruppo promettente, un gruppo ben assortito, quanto mi dicono i tecnici responsabili, in primis Liliana Ivace. Speriamo di ripetere anche con questo gruppo i buoni risultati che nel settore femminile, stiamo parlando di femminile, perciò dico nel settore femminile, abbiamo ottenuto negli ultimi anni, perché non dimentichiamo questo Championship 19 vinto in Kosovo, segue un Championship 19 vinto a Chieti 2 anni fa, che a sua volta segue un Championship 17 di Lignano Sabbiadoro nel 2019, un Championship 17 che ci vide protagonisti fino alla fase finale con un'ottima vittoria nei gironi eliminatori contro la Polonia, che in quel momento era data come favorita assoluta della manifestazione, e poi il raggiungimento delle semifinali, la sconfitta di misura in semifinale con la Repubblica Ceca, che poi vinse il championship, e quindi ecco, comunque rimanere tra le prime quattro, che è anche l'obiettivo chiaramente minimo di questo Championship 17 che andremo a giocare ad Ankara, e dove chiaramente al netto della forza degli altri che non conosciamo, essendo una categoria di ingresso, dove puntiamo chiaramente a ripetere i risultati recenti e se possibile anche a qualificarci per il mondiale, anche se sappiamo che non è facilissimo. Ricapitolando velocemente, Italia che giocherà il 6 agosto contro la Lettonia, ore 11, ora italiana, poi il giorno dopo alle 17.45 affronterà la Turchia, 9 agosto contro la Gran Bretagna e poi il 10 agosto contro l'Austria, avversaria che ritroveremo peraltro sul nostro cammino dopo averla superata nella categoria Under 17. Sempre parlando di categorie giovanili, c'è questo tema interessante del nuovo format introdotto dalla Federazione Europea con l'allargamento da 16 a 24 squadre, che sicuramente nelle categorie maggiori, tra quelle giovanili, quindi l'Under 20 maschile e l'Under 19 femminile, ci darà delle soddisfazioni perché ci permette con i ragazzi di rimanere nelle elite dove siamo stati già nelle ultime due edizioni dei campionati europei, sia Under 19 che poi successivamente Under 20. Abbiamo giocato anche quelli Under 18, lo ricordiamo, con la generazione dell'ultimo Campus Italia.
e con le ragazze di entrarci di fatto, perché non è ancora definitivo, non è ancora ufficiale, ma è praticamente quasi certo. In più, la nazionale Under 18 giocherà le prossime qualificazioni proprio ai campionati europei contro Olanda, Grecia e Lituania, questo è l'esito del sorteggio, e Italia, che tra l'altro ha avuto il diritto, almeno è stata sorteggiata la fascia dell'Italia come diritto ad organizzare, con priorità appunto ad organizzare il girone. Quindi dal punto di vista delle nazionali giovanili, diciamo, il posizionamento è quasi ormai definito tra le prime 16-18 squadre del Sì, panorama europeo. hai detto tutto. Non era facile raggiungere questo risultato. Con i maschi, devo dire la verità, c'era già qualcosina che stava, diciamo, evolvendo in un certo modo. Nel femminile, invece, tengo a precisare, a ribadire che sono stati questi ottenuti dei risultati veramente importanti, anche in considerazione del fatto che la base sulla quale si seleziona di biennio in biennio è veramente esigua. Poche giocatrici, perché ci sono poche società che lavorano nel settore femminile. Anzi, bisogna fare dei complimenti a queste società, perché nonostante le difficoltà che derivano dal fatto di essere in pochi, riescono a fare un lavoro di qualità e quindi a dare la possibilità ai selezionatori delle squadre nazionali di poter poi lavorare su un semilavorato di buona qualità, a dispetto, per l'appunto, come dicevo prima, dei numeri di partenza. Però in generale, tra settore maschile e settore femminile, hai detto tutto, hai detto che siamo arrivati, come effettivamente è, ad un punto di presenza costante in una certa fascia, che è una fascia di elite europea. Non è la primissima fascia, cioè quelli che possono vincere i titoli assoluti, ma è una fascia di sicuro prestigio e di sicura importanza, dalla quale poter continuare a costruire e partire per avere degli sviluppi importanti anche a livello di nazionale senior. Non dimentichiamo che la nostra senior maschile ha completato di fatto un cambio generazionale e quindi ha già attinto a piene mani alla generazione dei 2000-2001 e ora sta integrando anche quelli successivi. La nazionale femminile è nel pieno di un cambio generazionale ed è attualmente sempre più formata da ragazze del 2002, del 2003, del 2004, del 2005 e ora speriamo che con questo championship di Ankara vengano alla ribalta anche ragazze del 2006-2007. Molto bene, Presidente, prima di salutarci, non so se vuole lasciare un messaggio anche alle squadre di club che stanno iniziando in questi giorni la preparazione, perché di fatto la stagione 23-24 è praticamente già iniziata per tutti. Ma un messaggio, niente, un in bocca al lupo a tutti per questa stagione che sarà importante nel settore maschile, perché porta a compimento un altro pezzo della riforma iniziata 5 anni fa, 6 anni fa, con il girone unico nazionale della Serie A1. Oggi abbiamo un altro girone unico nazionale, e quindi oltre alla Serie A1, che è diventata Serie A Gold, abbiamo la Serie A Silver. La portata di questo cambiamento la valuteremo e l'apprezzeremo nei prossimi mesi, quando il campionato poi sarà iniziato e quando si vedranno i primi frutti, i primi risultati, dai movimenti che si percepiscono tra dei giocatori, tra le squadre, si vede che molti ragazzi italiani stanno avendo sempre più
possibilità di giocare e di crescere, e questo è di giocare a un livello più alto in campionati di maggiore qualità e quindi di crescere sia dal punto di vista tecnico agonistico sia dal punto di vista professionale, andando a giocare in società diverse rispetto a quelle di origine o comunque diverse rispetto a quelle di propria residenza originaria. Questo sta facendo crescere il movimento e penso che lo farà crescere sempre di più. Questo è anche il portato di una riforma che abbiamo fatto 6 anni fa, quella dell'introduzione dei giocatori convocabili, che abbiamo iniziato con la Serie A1 maschile, abbiamo continuato con la Serie A1 femminile e ora abbiamo introdotto anche confermato nella Serie A Gold e introdotto nella Serie A Silver. Penso che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Anche in questo caso ci sono state dei ricorsi meno pubblicizzati, ma lo dico, ci sono stati dei ricorsi in questo inverno. Anche su questo si è espresso il Collegio di Garanzia del CONI, che ha dato piena legittimità rispetto al quadro normativo di riferimento e alle norme, in particolare alle normative sul lavoro e sulla libera circolazione, ha dato piena legittimità a questa nostra impostazione, quindi al determinare per la Serie A Gold, per la Serie A Silver, per la Serie A1 femminile queste quote di giocatori convocabili da iscrivere al referto per ogni singola partita. Crediamo fortemente in questo progetto e ci sta dando i suoi frutti, lo vediamo anche dalla crescita dell'interesse e anche dalla crescita della qualità di alcuni campionati introdotti sempre in questi ultimi anni, tipo la Youth League o in generale, e in generale della crescita di tutte le finali giovanili che organizziamo e che abbiamo visto nei mesi scorsi, ecco, svolgersi sia in Abruzzo sia poi a Misano in Adriatico per le categorie più giovani. Quindi continuiamo convintamente, e alle società che stanno lavorando e che già ora a luglio hanno iniziato la preparazione per la prossima stagione, un in bocca al lupo e un ringraziamento per l'impegno che stanno mettendo nella crescita del nostro movimento. Grazie. Grazie Presidente, e grazie a tutti gli appassionati di pallamano che ci hanno seguito e che continueranno a farlo per vivere le vicende legate alle azzurrine e in generale poi ai campionati che tra poco prenderanno il via. Auguro che non cambia, rimane quello di sempre. Buona pallamano a tutti. Alla prossima.